Villa Saporiti scrive e i comuni rispondono. 35 posti di lavoro messi a disposizione dalle amministrazioni comasche per i dipendenti della provincia che andranno in mobilità perché in esubero alla luce della riforma sugli enti locali. A due settimane dalla lettera inviata dal presidente Livio ai sindaci del territorio per chiedere ai comuni un contributo nel processo di ricollocamento del personale in esubero, ci sono le prime richieste. In realtà qualcuno aveva dato la sua disponibilità ancora prima di ricevere posta, dando seguito all'appello fatto dal numero 1 di Villa Saporiti in occasione di un incontro con gli amministratori comaschi. In totale ad oggi la provincia di Como ha ricevuto risposta da 20 comuni, di cui 15 pronti ad assumere il personale in esubero del l'ente di via Borgovico. Al primo posto ovviamente il capoluogo comasco, disponibile a ricollocare 10 dipendenti. Con 5 richieste buona la risposta anche da parte di Olgiate Comasco, di cui è sindaco il presidente della provincia Maria Rita Livio. 3 posti di lavoro disponibili a testa per Inverigo, Musso e l'Unione Terre di Frontiera, mentre Cabiate ha richiesto 2 dipendenti. In tutti gli altri casi la risposta parla di un posto libero a Cirimido, Erba, Fenegrò, Garzeno, Geralario, Lomazzo, Montano Lucino, Pianello Dell'Ario e Schignano. Tutte le offerte sono state pubblicate online sull'albo pretorio per essere visionate dai dipendenti della provincia interessati dalla mobilità. Sulla stessa pagina saranno pubblicate anche le richieste di personale da parte di altri enti pubblici come le ASL o di comuni fuori dal territorio comasco.